Eddie. Eddie. Mi scusi, signore. Può cambiarmi $5? Certo. Dai, 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 dai. Andiamo. Nick. È tardi per girare da sola, no? Vero? Certo, ma non sono sola. Lei è qui. È giusto. Sarei qui se non avessi mandato la macchina ad aggiustare. Andiamo a bere qualcosa. Chiamerò un taxi. Sono nella tasca. Nella tasca di dietro. Frankie. Carina, vero? Porco. Baby, grazie! Ah, piove! Ah. Non ci vedo, non ci vedo! Mi dispiace, non volevo dire. Che stronzo! Cristo! Scusa, Nick. Hai preso i soldi? Sì, sì. Sì, certo. Scusa, Nick. Cazzo, mi ha colto la sorpresa. Certo che sono preoccupata, Brian. Sai bene come si è comportato tuo fratello nell'altra scuola l'anno scorso. E da quello che ho sentito della nuova scuola non farà che rafforzare tutte le sue vecchie cattive abitudini. E vivere da queste parti non gli sarà certo di aiuto. Sarà un'altra scusa per fallire. È terribile. No, 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 non portare nessuno. Vieni solo tu, sì. Com'è andata? Non male. Ehi, allora è il primo giorno di scuola. Sei pronto? Lo sono sempre. Lo spero. Adesso vai o farei tardi? Buon riposo. Grazie. Thank you.
Per Dio, ragazzi, giuro che se riesco a beccare il tipo di ieri sera lo prendo e lo scuoio con le mie mani. Cuciti la giuro bocca, che... scemo! Cosa? Tu cuciti la bocca. Ehi, dolci porcellini. Dolci porcellini. Ehi, tu! Ehi! Ehi, dico a te, fuori di qui. Niente biciclette in giro per il campo. Volevo soltanto fare un giretto qui intorno, signore. Fa come ti dico, la riprendi dopo la scuola, lasciala fuori. Va bene, ho capito. Frankie, dai, andiamo. Io sto bene qui. Portala fuori. Ha mai ucciso nessuno con quello? Ehi, voi, niente alcolici qui. Nick, hai visto? È proprio lui. Calmo, calmo, calmo. Andiamo a scuola adesso. Da bravi. Per adesso. Vieni, arrivo. Oh, Miss Wright. Buongiorno. Buongiorno, senta, mia madre ha detto che posso saltare l'ora di biologia per oggi, visto il mio raffreddore. Sa, tutti quei prodotti chimici possono farmi male. Allora fa venire tua madre in classe. Dobbiamo pure avere qualcuno seduto al tuo posto. Stai facendo tardi alla lezione, Howard. Oh, uffa! Ciao, Bim. Stai proprio bene. Come ti va? Perfetto. Cos'è questa storia? Fregatene, quello stronzo è nei guai. Mi dai il coltello? Dimmi che cosa ne vuoi Ci fare. Ci voglio pulire i denti, va bene. Dammelo. Uffa. Sta attento. Hiller? Hiller? Hiller, vieni nel mio ufficio. Ciao. Potresti toglierti gli occhiali? Mi piace vedere con chi parlo. Prego. Shakespeare, eh? Sì. In realtà non dovrei sorprendermi. Qui si parla di una certa disposizione per la letteratura. Stai facendo qualcosa al riguardo? Prego. Ascolta, Morgan. Hai avuto un'ottima educazione in una delle migliori scuole di questo paese. E se tu decidi ora di buttarla via, è una cosa che a me non riguarda. Quello che mi riguarda, invece, è il tuo comportamento attuale. E questo significa che non tollererò nessuna delle tue solite spacconate, inclusi i tuoi famosi concerti rock durante le lezioni. Guarda, ho già tanti problemi con i veri falliti di Lawson e non voglio sprecare energie con una buona imitazione. Sì, signore. Bene. Ora è meglio che tu vada o perderai la prima lezione. E così i primi pionieri colonizzarono il territorio edificando città nei luoghi che avevano conquistato. Ma c'erano uomini che vivevano fuori della legge, uomini che distruggevano tutto ciò che i coloni avevano costruito con tanta fatica. I coloni da soli non erano in grado di combattere questi fuori legge. E così nacque una nuova razza. Erano i pistoleri. Essi portarono un nuovo codice d'onore e di giustizia nel vecchio West.
codice scritto con il loro sangue e con il sangue dei fuorilegge che avevano uscito. Bass Master. White Hair. L'ha fatto un artista. Ragazzi, questo è troppo. Guardando al passato. Ed! Ciò che colpisce. Volete per favore guardare il film e fare attenzione? Sono stati spesso dimenticati. E la storia ci ha tramandato solo l'aspetto romantico delle loro vite. Mi dispiace, ma non sono molto pratico. Ma perché non impari ad usarlo prima di tagliartici le palle? I libri di storia sono pieni di narrazioni su territori acquisiti e. Problemi, Jimmy? No, signora, nessun problema. Quando qualcuno opponeva resistenza, spesso pagava con la propria vita. Non si chiude. Sia che fossero fuori legge che pistolette. Il prezzo era sempre molto alto. E molte vite sono state sacrificate fra coloro che difendevano Prendilo. Il nostro ti amato può servire. Paese. Per cosa? Senti, perché? Ti sei fatto un nemico molto pericoloso. Attento, Jimmy, attento. Qualcosa di importante, signor Parker? Sì, stavo dicendo, parlavo a Morgan di un libro che ho letto, Il richiamo della foresta. E mi dica, qual è stata la sua reazione a questa esperienza straordinaria? Non l'ho capito. Però mi è piaciuto il cane. Dovete capire che è la vostra storia questa. La mia? Fermati, bello. Ti piace la musica? Sì, mi piace la musica. Vuoi venire a vedere la mia band stasera? Certo, dove? Da quella parte, dopo quel grande magazzino. Vicino al drugstore. Ok. È sul lato sinistro, non puoi sbagliare. Drugstore? Mm-hmm. Oh, ci sarò. Bene. Che diavolo stanno facendo quelli? Accidenti. Qualcosa non va? Ehi, aspetta, fermati. Ehi, amico, lascia perdere. Sei già in un mare di guai. Quella è Nick Hauser. Non vorrai mica metterti amico, contro di quella è la mia bici. Ma no, ti sbagli, ne è uno uguale. Bravi, bravi! Nick! Sei forte, Nick! Sei... Ah, ridici, su! Dammi retta, non metterti contro quello, ti romperà la faccia. Ehi, guarda chi c'è! Ciao, ciao! Ciao! Ehi, vieni qua! Ehi, sta attento! Wow. Quel ragazzo vuole morire. Ehi, guarda! Siamo allora, bravi! Allora, Diosino! Siamo bravi! L'abbiamo presa solo per fare un giro di prova, non Vogliamo ti dispiace! Vogliamo essere sicuri che funzioni! Attento, piove dal cielo, maiale! Guardate quello! Gli è venuto il morbillo! Allora, voi che ne pensate? Ragazzi! Dobbiamo restituirgliela? Rivuoi la tua bici? Rivuoi la tua bicicletta? La rivuoi? Voi che ne dite? Devo restituirgliela? Gliela devo restituire? Ho detto gliela devo restituire! No!
qui. Vai! Merda! Ma siete proprio dei cattivi bambini. Era una bici così bella. Peccato. Mi dispiace, bello. Mi dispiace davvero. Ehi, ha detto che gli dispiace. Andiamo, la lezione è finita. Merda. Ciao tesoro, com'è andato il primo giorno? Bene. Che cosa è successo? Niente. Niente? La tua bici è a pezzi e non è successo niente. Bene, Morgan. Non ricominciamo con le solite. Non ho cominciato niente, ok? È stato un incidente. Va bene? No, non va bene. Chi pagherà per questo, eh? Sai, se hanno l'assicurazione, almeno. Assicurazione? Qui non siamo nel Connecticut. Nessuno ha l'assicurazione qui. Non erano neanche assicurati. È meraviglioso. Ehi, ehi. Che succede qui? È quello che cerco di sapere. Sembra che sia capitato un incidente alla bici di Morgan. Vedo. Puoi aggiustarla? Sì, non appena avrò imparato a far miracoli. Non tenere questo tono di voce con tuo padre, ragazzo. Peggio. Quella bici costa $500. Oh, merda. Morgan! Ah, d'accordo, occupatene tu. Non voglio sapere niente di questa storia. Che cosa avrei dovuto dirle? Io ci sto lavorando da 2 ore. Devi essere più comprensivo con lei. È tutta la vita che ci provo, credimi. Grazie, molte grazie. We'll be right back.
ti fa che si accorga di me? Piantala, Ronnie, Jimmy non è il tuo tipo. Forse se ti togliessi i capelli dagli occhi vedresti quanto sbagli. Emozione, eccolo! Grazie! Grazie a tutti! Torneremo tra qualche attimo per un bel viaggio con la musica! Grazie! Bel vestitino. Bello. E questo da dove sbucca? Connecticut. Connecticut? E cosa facevi per divertirti? Feste allo Yacht Club la domenica. Dice sul serio? Per quanto ne so io, mai. Dico sul serio. Buona musica. Grazie. Scusami. Essere? Stai lontano da me! Dimmi il suo nome! Cazzi miei! Lascia! Hai visto? Ma guarda quei due laggiù. Tu non capisci. E tu illuminami. Vai, vai! Cosa vuoi? Nick! Nick! Guarda! Guarda! Fermo! Hai visto? È Frankie! Lasciami! Davanti, su! Cosa aspettate? Ehi, Nick! Forza, prendete quello stronzo! Ma io... Levati dai piedi! Fuori dai piedi!
muovetevi! Via dalle palle! Fuori di qui! Muovetevi! Muovetevi! Ehi, ma tu che fai? Nick! Ma che sta facendo? Non lo so! Ti stavi divertendo? Portala a casa, la festa è finita. Ehi, aspetta, aspetta! Adesso tocca a lui. Preso! Proprio adesso che stavamo diventando amici, eh? C'è qualcosa di sbagliato in questo ragazzo. Cos'è che non va? Dovrei farti fuori ora. Eh? Solo per aver ballato con uno dei tuoi amici? Sì, questa è buona. Simpatico. Dimmi dove sono le chiavi. Eh? Ti sei divertito, vero? Mi devi pagare gli interessi, bello. Ah, sì? Se ti becco con Frankie ancora, ti faccio fuori così in fretta che non avrai neanche il tempo di sputare. Avanti. Dai. Guardami, bello. Non scordarti questo maiale. Domani starai meglio. Ehi, sta macchina è una bomba. Era un pezzo che la volevo. Guardate vai, che bello. Vai, vai, vai. È uno sballo. Sarai contento. Cavolo, ti hanno preso la macchina. Mica è mia. Oh, cazzo! I maiali ci stanno addosso, Nick! Accidenti. Che facciamo adesso? Non lo so. Devi fermarti. Oh, merda. Guarda, cerca di nasconderti. Mettilo da qualche parte. Aspetta, Eddie, lo metto sotto al sedile. Che cosa gli diciamo adesso? Chiudete la bocca. Sorridi, Frankie. Sei anche carino. Ma sarai finito appena Nick esce. Frankie, tu dovresti stare con un ragazzo più rispettabile. Sì. Ciao. Così mi sono trovato di fronte all'intera commissione, capisci, mamma? Sì, stavo parlando all'intera commissione e tremavo come un maledetto idiota. A un certo punto tremavo così forte che ho pensato che sarei caduto dalla sedia, sai?
Non è stato un problema, comunque. Sei arrivato quarto nella tua classe. Aspetta e vedrai, e in poco tempo diventerai il miglior avvocato dello Stato. Dai, mamma, non esagerare. Ehi, ragazzo d'oro, come va? Bene, e tu? Bene. Stai qui il weekend? Più o meno. Mi presti la macchina? No, non so. Morgan, pensavo di portare mamma al cinema, dato che papà non c'è. Non starò via molto, Brian. Sì, lo so. E in qualsiasi altra occasione te l'avrei senz'altro prestata, ma sai... Ma questa... lascia andare. Oh, Morgan. Ci penso io. Morgan. Morgan, ti dispiace aspettare? Lasciala in pace. Se lei lascia in pace me... È quello che fa, e guarda cosa hai combinato. Che cosa vuoi dire, Brian? Voglio dire che crei problemi dovunque tu vada. E mamma e papà hanno speso una fortuna per cercare di darti scuole decenti e tu combini solo guai. Brian, sono desolato. Ma sai bene che non ho mai desiderato andare in nessuna dannata scuola per ricchi. Come va? Merda. Cos'hai? Come mai la macchina di Nick? Suo fratello ha chiamato il mio per portargliela. Lui non c'era e così... Insomma... Te la sei fatta sotto per caso? No, eh? Facciamo un giro? Lascia, guido io. Non dirmi che non ti fidi di me. Già, purtroppo è sempre stato così. E dato che non seguo le orme di mio fratello Brian, loro non si curano affatto di me. Sì, anche per me è la stessa cosa, sai. Sono impossibili, hanno paura che mi unisca a una banda perché mio fratello Donnie è finito molto male. E allora che succede se rompi la tradizione? Non lo so e non lo voglio sapere. Questo è il preferito di Nick. So, ma secondo me o è il ragazzo più duro di Lawson o il più stupido. Comunque, viene da una di quelle fabbriche di cervelli dell'est e credetemi, ha qualcosa in testa. Sì, stronzate. Ma che ne capisci tu? Le roda perché Nick è ancora al fresco. Lo sai come sta quando non può farlo? Sì, ma se vuoi saperlo, lei si è presa una cotta per chi sei tu. Ho visto come ballava con lui l'altra sera. I loro corpi erano così stretti che facevano scintille. Basta così. Qui l'aria sta diventando irrespirabile. Non l'ho ancora finito. Ora sì. Oh,
No. Ehi. Te la devi dimenticare, bello. Ah, ma dai, voglio soltanto parlare. Quella appartiene a Nick. Dai, Jimmy, è stata abolita la schiavitù. Tutto quello che voglio è parlarle. Tutto quello che voglio è sopravvivere. Ehi, c'è Nick, andiamo! Va dietro, Jimmy. Oh, no. Jimmy, va dietro! Va bene. Ciao. Sei tu, Jimmy. What do you do when opposites attract? What do you do when opposites attract? What do you do when opposites attract? Possibile che tu non riesca a capire? What do you do? What can you do when your world's collide? Ci penserà Nick. Su, per favore. Forget about the past. Ride on, seek a new sensation. Andiamo, Frankie, tutto quello che voglio è parlarti. È da 20 minuti che cerco di spiegarti che non ho niente da dirti, capito? Fammi scendere! Dai, fallo scendere! Dammi una possibilità, Frankie, voglio soltanto parlare. Andiamo, con te. Frankie, glielo devi! Che cosa? Io gli devo cosa? Tu hai sbagliato e ora dovrai pagare! Andiamo, Frankie, non dirai sul serio, vero? Oh, ma certo! No, non è vero! State zitti! Frankie, hai sorriso. E allora? Tanto questo non cambia niente. Ah, non lo so, tu mi hai sorriso, quindi se io sarò paziente forse potrò... Avere fortuna? Ah. Non trattenere il respiro. Possibilities. What do you do when opposites attract? I like it or not, it's a natural reaction. Right on, see a new sensation. Ehi, hey, dove siamo? Siamo fuori dal mondo, non lo vedi? Che sciccheria! Guarda che casa, non posso crederci! Oh mio Dio! Wow, guardate quel prato, fermiamoci, mi è venuta fame, facciamo un picnic. Non si può, è un campo da golf. Ronnie, però mi hai dato un'idea. Torniamo indietro? No, andiamo a mangiare. Mangiare? Hai uno zio ricco o cosa? No, è venerdì, serata dei giovani. Questi posti sono tutti uguali. Suppongo che non faranno caso se non ho la pelliccia. No. Andiamo, sistematevi i vestiti. Jimmy, allacciati la camicia. Al resto penso io. Siamo nelle tue mani. Senti, non dire nient'altro che favoloso, a meno che non ti minaccino con un fucile. Perché? Perché sei appena arrivata dall'Europa e non sai dire altro. Okay. Ok? Ma non ci cascheranno. Andiamo. Uffa. Infila questo. Oh. Questa cosa è pesante, Morgan. Tieni, prendi questo. Ti sistemo io. Oh. Stai bene? Vuoi il rossetto? No, grazie. Dai, mettilo. No. Metti questi. Sto bene? Perfetto. Bene. Sei bellissima. Sai che novità, lei è sempre bellissima. Questo trucco funziona solo per una ventina di minuti. Mangiate in fretta. Oh, Patty! Non ci vediamo da anni! Come state? Come state? Andiamo, Frankie! Che succede? Non ti preoccupare, seguimi e lascia fare a me! Giovanotto! Avrei bisogno di vedere
le vostre tessere. Per... Oh, cielo, Reynolds, meno male che ci sei tu. Mi sento un tale sciocco, sai? L'ho lasciata giù nella borsa del tennis quando ho preso la racchetta. Ma Patty Allen possono garantire. Bello questo. Tre fabuloso. Dio. No, mettetevi a sedere. Ehi, mi guardano tu. Sì, sì, è vero. Bene, quello che succederà ora è che le ragazze si domanderanno dove ti hanno già vista. E i ragazzi si domanderanno perché diavolo non hanno... Bene, andiamo a mangiare. Mi piace. Avanti, andiamo. Vi sono passato vicino e ho sentito questa straordinaria aura che aleggia intorno a tutti voi. Carina questa camicia. Incredibile questo posto, non c'è neanche un poliziotto. Sembri un Gary, posso chiamarti Gary? Vuoi dire Frankie? Oh, non posso credere che non la conosci. Vedi, tu mescoli i cibi sbagliati. Ci sono cose che non possono assolutamente stare insieme, perché potresti vomitare tu. È appena arrivata dall'Europa, resterà 2 settimane, una vera intellettuale. Ragazze, non fatevi prendere in giro. Certo che conta la grandezza. E come? Comunque volevo solo dirti di stare attento. Hai capito? Questi gamberi sono troppo secchi per me. Penso che ci manchi un po' di salsa. Non parlavo della grandezza del letto, quelli sono tutti uguali. Ah. Buonasera. Salve. Lo sa che lei è veramente affascinante? Posso sedermi? C'è un certo je ne sais quoi. Non riesco a capire cosa sia. Penso che sia lo sherry, ma non ne sono molto sicuro. Non è una forma espressiva. È un golf. Lei ha un fidanzato splendido, incredibile, fenomenale. Ma avete mai visto quei piccoli hot dog? Sì, sapete quelli? Quelli sottili sottili. Naturalmente, se offri delle tartine vai sempre sul sicuro. Sapete, io penso che se devo fare una piccola festa a 25-30 persone, prendo della lattuga, taglio delle cipolline a fettine sottili, un'idea di burro, levo la crosta di pane e sapete, lo taglio ed ecco fatto. In questo periodo lavora con Barry Manilow, lo conosci? Io conosco Barry molto bene. È così, sapete, li avvolge in carta leata, li sbatti in frigo e li servi il giorno dopo per il brunch con i Bloodies. Bene, all'inizio ho faticato, ma dopo è stato molto facile. Sapete di cosa parlo, vero? Voglio dirvi in tutta sincerità che questa è stata la serata più divertente della mia vita. Siete un pubblico fantastico, straordinario. Quella coppia là in fondo, scommetto che siete venuti con una Rolls. Anch'io sono andato una volta in Rolls Royce. Rolls? Cos'è questo? Che te ne importa? Tu mangia. Neanche per sogno, mangialo tu. No, no. Jimmy, dammi un po' di quello. Oh, no, metti qualcosa nella borsa e spostati verso la porta. Sai cantare? No. Ok, siediti sul piano e sii carina. Adesso facciamo una pausa. Siete un pubblico fantastico. Torniamo fra un attimo. Dai! E intanto noi cercheremo di intrattenervi. Guardala, è Morgan. È pazzo. Vuole concedermi questo ballo, signorina? Fighting the darkness that breaks our hearts, we hold each
of the time. I walk the night. I walk the night. Fighting the darkness that breaks our hearts. We hold each other tight. Non siete né siete mai stati soci di questo club. Che cosa ti avevo detto, Frankie? 20 minuti. Dai, vieni. Sai, mi sento mille miglia lontana da casa. È solo dall'altra parte della collina. Già. A cosa pensavi mentre cantavi quella canzone? Pensavo a te. È strano. Non ho mai sentito un uomo dire cose del genere. Nick non ha bisogno di nessuno. Chissà, forse ha bisogno di te. È vero quello che si dice. Voglio dire, eri veramente ricco prima di venire qui? Oppure solo un'altra delle tante chiacchiere di Ronnie? Sì, stavamo bene. Poi mio padre ha perso il lavoro e allora... Tornerai davvero lì? Cioè, andrai all'università? No, non ho ancora deciso. E tu hai intenzione di continuare gli studi? Stai scherzando? E tanto se arrivo al diploma. Probabilmente mi sposerò. Non serve la laurea per questo. I tuoi sono d'accordo? Papà, sì. Mamma è morta di cancro l'anno scorso. Mi dispiace. Così... Ti piace ballare? Sì, certo che mi piace. Signore e signori! Allacciatevi le cinture e reggetevi i pantaloni! Il Club 60 è orgoglioso di presentarvi il più grande complesso rock del momento! Questi rigeneratori, questi rinnovatori del rock! J-Mac e gli Earth Attack!
good. Rallentiamo un po' il ritmo, rilassiamoci! Comincia a fare caldo qua dentro, vero Pupi? Bene! Eddie, guarda, ci sta mettendo un sacco di tempo. Cosa vuol dire dovevo andare? Cosa vuol dire? Esattamente ciò che ho detto. Esattamente ciò che ho detto. Guarda, tu non mentirmi, non mentirmi, va bene? Io non ti sto mentendo. E se mi tocchi un'altra volta, Nick, ti giuro, pregherai Dio di non avermi mai incontrata, hai capito? Hai capito? Certo. Bene. Merda! Scusami, ho detto che mi dispiace, è vero, sono impazzito, sei uscita con quello, lo sai che perdo la testa, no? Bene, ma non prendertela con me. No, no, mi dispiace. Vieni, mi sei mancata. Cielo. Cos'è, non vuoi guardarmi? Vieni qui. Non fare così. Non vuoi baciarmi? Dai, vieni. Nick, mettimi giù, va bene? Qual è il problema? Sei troppo violento. Credevo ti piacesse. Senti, non facciamo niente finché non lo dico io. Ora non è il momento, va bene? Ok. Va bene, non ora. Ma tu lo vuoi. Alza il volume. Bella musica, eh?
Ciao, Finocchio. Ehi. Andiamo. Porta, bene, facci vedere se sei uno. Va bene, basta così, fermi, fermi, basta, basta. Va bene, levati. Che peccato. Non capisco. Ti credevo un ragazzo sveglio. E invece sei uno stupido. E non girare mai più intorno alle cose mie. Andiamo. Ciao. Ciao. Ti serve aiuto? No, è tutto qui. Ma grazie lo stesso. Come va? Oh, non male. Ormai le leggi della California sono molto simili a quelle del Connecticut. Bene. L'esame non sarà un problema. Morgan è in casa? Non l'ho visto. Sarà fuori con gli amici. Morgan! Morgan! Vado a cercarlo. Oddio, stai bene? Sì, certo. Che è successo? Quello che succede sempre. Sono nei guai. Ti va di parlarne? Senti, Morgan, lo so che questo cambiamento è stato difficile per te. Non è stato facile per nessuno di noi. Voglio che tu sappia che se tu hai dei problemi, puoi venire a parlarne con me. Per dire cosa, papà? Cosa? Che il figlio, il prodigo, è di nuovo nei guai? Che non è cambiato niente? Andiamo, papà, è la solita storia. Io non sono Brian e non posso comportarmi come se lo fossi. Dacci un taglio e smettila di compiangerti. Non voglio che tu sia come Brian, voglio che tu sia te stesso. Va bene, hai sbagliato. E allora? Mi aspetto che tu faccia degli errori, è una cosa normale per la miseria. Altrimenti come puoi sapere chi sei e che cosa vuoi? Che devo fare allora? Devi fare soltanto quello che desideri veramente. Sii te stesso. Fai ciò che pensi sia giusto, quello in cui credi, nient'altro. E sii felice di farlo. Senti, figlio, la vita non è un problema da risolvere, è un mistero da vivere, credilo. Così vivila. Sei un bravo ragazzo. Lo sei davvero. Falla finita. Non prendertela con te stesso. Andiamo a tavola tra mezz'ora.
Dov'è Morgan? È di sopra. È successo qualcosa? Niente di cui preoccuparsi. Cosa c'è per cena? Zuppa di pesce del New England. Favoloso, favoloso. E tu? Oh, una meraviglia, cara. No, davvero, mi piacerebbe una aragosta stasera, ma ne abbiamo mangiate così tante ultimamente che ho paura mi escano dagli occhi. Oh, che deve fare una ragazza? Oh, che schifo. No. Neppure. Frankie, è arrivato Nick. Grazie. No, probabilmente non se ne accorgerà. Oh, no. Morgan! Ciao, Frankie. Spegnilo. Spegnerlo? E perché dovrei spegnerlo? Ascolta, pensavo che ti piacesse. Sì, ma spegnilo. Credevo volessi rivedermi. Non è esattamente ciò che avevo in mente. Morgan, che stai facendo? Morgan! Che fai? Sto salendo. Ti prego, no. Perché no? Dopo quello che è successo. Oh mio Dio. Pene d'amore, Frankie. Lasciami riflettere. Morgan, sono seria. Frankie, dimmi che c'è di male se ci parliamo. Niente. È tutto. Morgan, te ne devi andare, ok? No, non vado se non mi spieghi. Che c'è da spiegare? È tutto così chiaro. Non siamo adatti. Tutto ciò che chiedo è una possibilità, Frankie. Non cambierebbe niente. Sicura? Ti prego, dammi una possibilità. Frankie, porta, andiamo! Capisci ora perché devi andare? Frankie! Sto arrivando! Allora vieni a cena da me domani sera. Non esiste! Frankie! Scordatelo! Esco di lì? Va bene, vieni. A domani! Sto arrivando! Tieni, leggi questo. Sì. Leggi. D'accordo, lo leggerò. Ora vai, ti prego. Sbrigati! Sto arrivando! Che succede qui? Niente! Avrò diritto a un po' di privacy, no? Certo. Ma non quando c'è da festeggiare. Festeggiare? Certo, non capita tutti i giorni che mi chiedano la mano della mia bambina. Vuoi aprirla? Cosa? Già, non ci credi, eh? Ho detto sì. Sono così felice, tesoro. Come diavolo si apre? Se solo la mamma fosse qui con noi. Oh, oh. Ora andiamo. Morgan! Ehi! Aspetta! Ehi, Jimmy!
Non è fantastica? Fantastica, davvero grande. Sembra anche a me. Meravigliosa, veramente. Ci ho messo il tuo nome. Eh? È tuo. Premio di consolazione. Consolazione? Consolazione per cosa? Adoro questo ragazzo. Ha i nervi d'acciaio. Bene, comunque loro non si sposeranno prima del diploma. Di che stai parlando? Nick si sposa con Frankie, non lo sapevi? Su, serio? Ehi, dove vai? Morgan! Ehi, tu, fermati! Cerca di prenderlo, Cooper! Te l'ha già dato l'anello, Frankie. Se lo farà, vai da Woolworth. Susan Ristelli l'ha preso lì. Sembrava proprio vero. Vero, hai proprio ragione. Lo vorrei anch'io. Frankie, ho saputo. Devo parlarti. È pazzo. Wow! Un vero romanzo. Verrai da me stasera? Sì, forse. Frankie. Quando, Frankie? Dopo le nozze? Morgan. Non sei di sua proprietà. Certo che no. So decidere da sola. Ci sarò. Sii buona stasera, Paige. Significa tanto per lui. Come quella ragazza che ci ha portato a casa a Pasqua l'anno scorso, ricordi? Era così suonata che ha guardato i piselli e ha detto «Wow, sono verdi!» Era molto carina. No, sul serio, stavolta è diverso. È preso davvero. Sul serio? Vado io. Entra. Oh, sì. Il tuo libro. Ti è piaciuto? È bello. Un po' strano. Non ho mai conosciuto nessuno che parlasse così. Bene. Staremo qui per sempre. Prego. Grazie. Lo sai, credo che ti saresti divertita se fossi stata con noi nel Connecticut. C'erano tante cose da fare. La nostra casa era sul Sound. Sci d'acqua, barche. Morgan era un buon marinaio a modo suo. Davvero. Non credi che fosse migliore di Brian? Credo di sì. Se solo ci avesse messo un po' di passione. Allora queste cose non sembravano importanti. Finché non ce ne siamo andati. Shh, vai piano, sta zitto. Ma che bel quadretto. Che succede, Frank? Sì, ma adesso vattene. Eddie. Sei sempre vissuta vicino a Los Angeles, Frankie? Penso... sì, signore, tutta la vita. Oh. Allora devi essere stata all'Huntington Garden, no? Ho sentito dire che ci sono delle splendide rose. Non credo che a Frankie interessino molto le rose.
Lei passa tutto il suo tempo a leggere. Bene. Dal momento che non ci sei mai stata, potremo andarci insieme. Porta anche tua madre, ci divertiremo. Sempre che le piacciono le rose. Le piacciono? Oh, non preoccuparti, va tutto bene, cose che capitano. E basta sciacquarlo con un po' d'acqua fredda. E su, vai. Sua madre è morta. Non lo sapevo. Come facevo a saperlo? Fammi vedere. È rovinato. Lascia. No, perché non torni a parlare di rose e simili, eh? Frankie, lei non voleva metterti in imbarazzo. Certo, Morgan. Frankie. Morgan, mi dispiace. Frankie! Frankie! Scusami. Ho promesso a Ronnie che saremmo andate a comprare l'anello. Frankie, tu non appartieni a Nick. No, forse no. Ma non appartengo neanche a te. Ora ci occupiamo di lui. No, è tardi. Devo vedere la mia fidanzata. Ciao, bambina. Dove sei stata? L'ho cercato dappertutto. Frankie? Cosa diavolo ti succede? Vieni qui, dai. Vieni con noi. Andiamo? Andiamo! Lo so, capisco. Ora su, dammi un bacio. Bacio. E tu, passami la bottiglia. Ecco, tieni. Bevi, ti schiarirà le idee. Va meglio? Sì. Beh, allora... basta. Che ne pensate? Non vi sentite anche voi un po' fuori? Fuori fase, è vero. Sarà il tempo. Yeah. Sì, certo. Ehi, andiamo a prendere Feder. Sì. Che cosa cavolo hai? Che stiamo girando in macchina da uno. Non ti preoccupare, continueremo a girare finché non avrò trovato quello che cerco. Spero che lo trovi presto, perché me la sto facendo sotto. Falla fuori dal finestrino. Cristo, usa il cervello. Non è una cattiva idea. Vieni, ecco, ci provo.
Il ragazzo non sa vivere. Ah, oh, come godo. Buone notizie, ragazzi. La sto facendo. Merda! Non posso crederci, siamo senza benzina. Cosa? Siamo senza benzina. Tieni. Prendi l'orologio e va a chiedere a quel tassista se ti dà in cambio un po' di soldi. Questo orologio te l'ho regalato io. Sei proprio senza soldi. Se li avessi non ti chiederei di venderlo. Vai. Allora? Senti, non posso, Nick, davvero. Preferisco andare a piedi piuttosto. Te l'ho regalato io. Ah, che carina. Di' la verità. Perché? Perché è suo padre. Eh? È così? È questa la ragione? Avanti. Avanti, ti ho fatto una domanda. Avanti! Sì! Va bene, avresti dovuto pensarci prima di mischiarti in questa storia. E ora scendi. No. Frankie, ti ho detto di andare. No! Vaffanculo! Va via! Presto, se ne va da qui, per favore, deve ascoltarmi! Hey, hey. Mi ascolti! No! Andiamo, vieni! Papà. Papà. Venga. Su. Mamma. Brian.
dispiace. Non piangere, il dottore dice che se la caverà. Scusa, ti ho fatto male. Non è niente. Guariranno in poco tempo. Vuoi che smetta? No. No, scusa. Continuo a sentire quella pistola che spara e spara ancora. È stato orribile. E tu come ti senti? Non lo so. Non so. No, sto per esplodere. Vorrei sfogarmi, vendicarmi. Già. Ho sempre pensato che queste cose fossero più facili se hai soldi. Solo se non le prendi sul serio. Che devo fare? Devi lasciarlo. Non puoi ottenere niente nella vita finché non lo lasci. Certo, cara, capisco. Naturalmente. Volevo solo che tu fossi felice. Per questo pensavo che tu e Nick... Nick cosa? Nick cosa? Cosa? Puttana, ti ho vista! Ti ho vista! Stronza! Vieni qui! Ehi, cosa credi di fare? Mischiare! Io non ti appartengo, figlio di puttana! Non ti appartengo! No! No, lasciami! No! Maledetta stronza! Puttana maledetta, me la pagherai! Me la pagherai! Ti ammazzo! Lasciami! Vieni qui, chiamalo! Nick, ti prego! Chiamalo! Chiamalo! Ho detto chiamalo! Thank you.
Pronto? Morgan, stai lontano da me o ti ucciderà! Ti ucciderà! Da qua! Ehi, bello! Ascoltami bene! Nessuno può prendere quello che è mio! Nessuno! Ammazzo prima lei! Vuoi vedere? Al magazzino! Tra 20 minuti! Ti aspetto! Morgan, ti devo parlare. Come sta, papà? Un po' meglio. Ha chiesto di te. Adesso, vuoi dirmi in che guaio ti sei cacciato prima che arrivi la polizia? Non è niente. Sto solo cercando... Morgan, vuoi ascoltarmi? Che vuoi, Brian, eh? Perché non mi parli del disastro della mia vita? Oppure perché non mi spieghi ancora le regole del gioco? Bene, forse non lo sai, ma le regole sono cambiate. Se te ne vai, ti farò arrestare entro 24 ore. Bene, molto grato dell'aiuto. Levati dai piedi, Brian. Chico, buono. Giù, Jimmy, stai... è qui? No. Sai dov'è? Sì, probabilmente da qualche parte con Ronnie. Dagli questo. Mi raccomando. Cos'è? Il tuo testamento? Ehi, Nick! Che palle! Quanto tempo dobbiamo stare qui? Sta zitto, stronzo! Giuro che ti ammazzo se mi fai qualche casino. Nessuno dica una parola, d'accordo? Barney, torna al tuo posto, va bene? Ehi, tu vieni qui. Vieni, bambolina. Bambolina, siedi. Siedi. Siediti. Che brava bambina. Dolcezza, non ti riconosco più. Non posso più guardarti in faccia.
Non piangere. Prendetelo! Andare, Nick. Stai indietro! Ho detto stai indietro! Va bene, va bene. Guarda. Guarda, è finita. L'ho fatto. L'ho fatto per te. Non l'hai fatto per me. È la tua vita. Quanti proiettili sono rimasti, Nick? Abbastanza Frank, per Morgan. No, per aspetta, mio padre. Frankie, aspetta. No. Ma per qualcun altro che non c'entra no, niente. No, no, aspetta. Quanti? Dillo. E adesso, thank you.
Fatti soltanto! Vieni, vieni! Oh, JB, is that who I think that is? Ain't that same woman I saw the other night, Mark? Oh, Lord, everybody's got a treat. Move the tables. I think I need an ambulance. Oh, three or four nurses, too, because this girl is fine. Oh, I'll tell you something, baby. Your reason all the boys come back for more. It's the way you do the shake when you get out on the floor. See this? The band starts cooking when they see you looking so fine. I swear I'll never see the red dress contest of being a kind. Yeah, I'll tell you what. You're more than a beauty queen. You're the best looking thing that I've ever seen. You're so T-U-F-F. You're so tough. Oh, you're so tough. Oh,
hair when she walked in the room. I could not believe my eyes. Do me a favor, would you please? Go down there. See, oh, she got you calling me. Go down there and tell her. Woo! I want to talk to her, man, all right? Woo! Oh, JB, don't mess this up, boy. I love it. We said